Grazie.
magari la mamma che non è innamorata di lui, ma che potrà più sapere. Sì, deve avere altre cose. Qual è quella capacità lei, ma poi Giovanni, secondo me, si va a fare tutto su di lui. Cioè, nel senso che comunque ti va a evitare. Per me è la sì, è la sopra i peggiori, perché comunque si va a rimanere. Vabbè, ma lui una ne vuole di bene, sono bravissimi.
Abbiamo fatto un figurone con la... Allora, Umberto,
partiamo dal sotto, che è più facile, la madre. La madre, la sai perché non hai detto l'acqua? Quindi,
Bravissima. Sì, poi pure dato l'extra time, ma quanto sono bravo. Puoi fare
un'operazione. Pure l'extra time. Allora, dunque, dimmi tutto. Ah, giusto. Allora, good morning everybody. Ce la facciamo? Ah, ecco, mentre voi fate, io preparo una cosa. Allora, no, non la voglio cercare qua. Sì, ma no. Scusate, che mi sono dimenticato. Mi serve una cosa. Allora, ci sono, devo solo... Dunque. Datemi un minuto, dimmi tutto. Quante copie? Sì, di dispense di ieri. Quante... chi non ha le dispense di ieri? Alziamo la mano così... forse anche loro, sicuro? Forse loro due, sicuro? Sei? Magari ti scoccia sette, così... Ok, allora datemi un secondo che devo recuperare, mi sono dimenticato. Bisogno di poi fare una cosa. Ok, ce l'ho. Allora... chiude qui. Allora, vediamo la classifica di gruppo e poi commentiamo un po' i lavori. Allora, chi vuole iniziare? Primo gruppo che inizia? Fatto casino qui? No? Sì? Posso? Sì. Chi inizia? Bene, prossimo gruppo. Vai. Chi era il tuo gruppo? Alzi la mano chi era in gruppo. Con lei. Con lei, perfetto. Benissimo. Allora, noi avevamo inizialmente delle classifiche personali molto diverse. Ok. Però abbiamo subito stabilito che ci avremmo stilato la classifica di gruppo sulla base dell'aspetto valoriale. Valoriale. Quindi del comportamento... cioè, diciamo, una considerazione valoriale sul comportamento di ogni personaggio. Sì. Quella che ci è sembrata in assoluto la peggiore è la madre. La madre, quindi quinta? Sì. Perché? Perché nel momento in cui la figlia le ha chiesto un aiuto... Piano, piano, coi dibattiti. Seguiamo bene. Perché nel momento in cui la figlia le ha chiesto un aiuto, lei non ha voluto aiutarla. Sì. Quindi sarebbe stato diverso se la figlia non gliel'avesse chiesto e lei... si fosse, come dire, astenuta, però lì dove c'è una richiesta di aiuto lei avrebbe potuto fornire l'alternativa alla figlia in modo tale che non si concedesse a Sinbad ma trovasse un altro modo per raggiungere Uberto. Quindi poi, subito dopo la mamma c'è Sinbad 4. Sì. Perché? Che si approfitta della situazione. Approfitta della situazione. Quindi avrebbe potuto sempre giustamente farsi retribuire per la sua prestazione, sì. Però avrebbe potuto anche chiedere magari qualcosa di diverso, sì. E che non implicasse un tale conflitto per Genoveffa. Ok. Che si è vista. Seguiamo. Comunque Genoveffa non è migliore degli altri. L'abbiamo messa al terzo posto. Perché Genoveffa non è migliore degli altri?
Perché cede abbastanza facilmente, non cerca un'alternativa, avrebbe potuto magari aspettare che venisse ricostruito il ponte, avrebbe potuto aspettare che il fiume un po' rientrasse. Cioè. O comunque, anche perché, perché è soddisfatta nel momento in cui Uberto viene picchiato da Giovanni. Soddisfatta, ok. Quindi invece di essere afflitta da tutta la situazione, lei comunque è soddisfatta nel momento in cui Uberto subisce. Sì. Poi al secondo posto abbiamo inserito Giovanni. Sì. Mm. Perché secondo posto Giovanni? Scusate, solo non c'è. Solo al secondo posto perché fa ricorso alla violenza. Violenza. Quindi avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato senza schiaffeggiare Uberto. Sì. Anche perché secondo noi Giovanni un po' ci ha marciato, nel senso che a lui Genoveffa già piaceva, quindi nel momento in cui ha visto che poteva, ci ha provato, dai, c'era il secondo fine di Giovanni. Hai capito, Giovanni? Secondo me c'era il secondo fine. Ok. Il e migliore è Uberto, Uberto, che in questa situazione è uno che subisce e subisce. Basta. Dal punto di vista valoriale lui è il migliore perché alla fine non ha fatto del male a nessuno. Anche perché noi sottolineiamo che nel momento in cui... Piano che c'è una sottolineatura. Sottolineatura, rispettiamo la sottolineatura. Per avvalorare la tesi. Nel momento in cui Uberto se la prende con Genoveffa, comunque dice che la caccia via in malo modo, però non specifica né se usa comunque, cioè né se la offende, quindi riteniamo che si sia solo arrabbiato e basta, ma è legittima l'arrabbiatura nel momento in cui la tua ragazza ti viene a dire che ti ha tradito. Quindi noi riteniamo così. Classifica di gruppo, ok. Dopo parliamo delle varie individuali. Bello che guarda come si scalda. Ok. No, intanto una domanda da fare al mio gruppo, siete ancora d'accordo con questa mano classifica? Alzata. Chi era nel gruppo con Cinzia mano alzata? Perché dobbiamo vedervi in faccia, perché non è che... Ok. Vabbè, iniziamo dal peggiore sempre. Vai. Allora, intanto noi abbiamo invece dato una votazione, abbiamo votato e... un punteggio abbiamo dato. Ah, avete... C'era un ex aequo, però poi in base... ad una considerazione soggettiva, del tutto soggettiva, però di valutazione etica, diciamo, abbiamo poi optato per un secondo e un terzo posto, perché quelli erano, anzi un terzo e un quarto, perché quelli erano gli ex aequo. Allora, il peggiore per noi è stato Sinbad. Sinbad. Perché Sinbad 5. A mio avviso è un ricattatore, sfruttatore, molestatore, chi più ne ha più ne metta. Chiaro. Sì, abbiamo utilizzato un po' di slang, definizioni non molto carine. Ok, che non registriamo. Ok. Poi al quarto posto. Sì. La mamma. La mamma. La mamma. Questa mamma. Questa mamma. Che è paragonabile a Ponzio Pilato, l'abbiamo paragonata. Ah, vedi la mamma, perché, Ponzio Pilato. Perché si lava le mani di fronte a una richiesta di aiuto e quindi, insomma, non abbiamo vista proprio benissimo. Poi al terzo posto abbiamo messo Uberto. Sì. Perché... Uberto è un... Terzo posto, quindi. Sì? Non ha molto, cioè non è venuto fuori positivamente, a mio avviso, questo personaggio. Perché, insomma, non dà né di carne né di pesce, fondamentalmente. Né carne né pesce. Uberto. Al secondo posto, Genoveffa, invece. Sì? Perché, poverina, si è battuta per amore. Ha fatto una cosa difficile, cioè, dobbiamo darle... O faceva così... Io ho detto o la fuga o la torta, o faceva così o niente più amore, cioè quell'amore, perché poi ne ha trovato subito un altro. Al primo posto invece Giovanni. Come mai Giovanni al primo posto? È venuto all'improvviso e si è preso tutto, ha fatto bene. Ma la sua ha fatto delle scelte. Ah. Non è che mi innamorato. Non ha? Non ha. Ok. E c'era rimasto il primo posto. Allora, io ho segnato per il primo gruppo alcune cose. La mamma 5 perché non consiglia, Giovanni
secondo però perché un po' se ne approfitta, un po' gli piaceva questa Genoveffe, cioè. Poi qui abbiamo Ponzio Pilato per la mamma del quarto, Sinbad quinto che se ne approfitta, ok. Altro gruppo? Vai, vai. Microfono forse perché... Vai, perfetto. Lui non fa neanche le domande, la caccia via, appunto. Uh-huh. Allora potrebbe anche essere, secondo me, non so se secondo tutto il gruppo, è l'ego, è offeso. E non vuol dire necessariamente se è innamorato, non fa neanche le domande. Certo. Va anche bene se va okay. Nel terzo posto. Ok, ok. Altro gruppo? Allora, chi era con te in gruppo? Confessiamoci. Guarda che facce. Guarda che rissa. È stato difficile arrivare ad una... Già me la vedo proprio. Ad una classifica unica. Comunque, all'ultimo posto abbiamo messo Sinbad per ovvi motivi, diciamo. Quali sono gli ovvi motivi? Gli ovvi motivi sono che lui ha approfittato della vulnerabilità e del desiderio forte di Genoveffa di realizzare questa azione, sì. e pace. Sì. Uberto l'abbiamo messo al quarto, perché non solo non si è dato una mossa per andare lui magari da Genoveffa, sì. Quindi l'ha costretta, diciamo, involontariamente a fronteggiare questo viaggio da sola, ma non si è neanche chiesto il valore della sua azione. Sì, magari lei l'ha tradito, però non si è chiesto neanche il perché. Sì. Genoveffa l'abbiamo messa al terzo posto. Piano, i dibattiti dopo. Allora, quindi, per voi Umberto, datti pure una mossa anche tu, che valore ha questo tradimento, eccetera. Okay. Il perché quantomeno di quell'azione. Sì. Genoveffa l'abbiamo messa al terzo. Terzo. Perché effettivamente, diciamo, magari non ha cercato altre strade, però era sincera, quindi era motivata, sì. Diciamo, sinceramente in questa azione che ha fatto. Sincera. La mamma l'abbiamo messa al secondo posto, perché non abbiamo letto, diciamo, la sua azione come un'azione di una persona che non si importa della figlia, ma che cerca di responsabilizzarla, quindi sì. Scegli da sola con la tua testa, io ho fiducia in te e quindi puoi decidere tu. Sì. Perché no? No, ma noi abbiamo pensato che la madre non necessariamente abbia la legge in mano, quindi non necessariamente dà il consiglio giusto sempre, no? Quindi... ma così la condizione... Vabbè, comunque. E poi... Ok, la prima è Giovanni, ovviamente. Al primo posto c'è Giovanni, perché okay. Diciamo ha fatto il volontario, si è inserito volontariamente in questa situazione senza guadagnarci niente, diciamo nell'ultimo rigo non è specificato nient'altro. Ah. Ok, ultimo gruppo. Chi era con te in gruppo? Alziamo bene le mani, confessatevi. Come mai non sei la volontaria spintanea e ho portavoce? Bravo, va bene, ottimo. Allora... Ultimo posto anche per noi Sinbad. Sinbad, quinto. Sì, probabilmente okay. Laureato in economia anche lui, visto che incrocia bene domanda e offerta, e quindi siamo eticamente sulla... però non ci è piaciuto. Quarto posto Umberto. Umberto perché senza ascoltare le motivazioni di Genoveffa la caccia via in malo modo. Ok. Terzo posto la madre... perché diciamo in un certo senso si lava le mani e non dà si lava le mani, non dà consigli alla figlia. Secondo posto Giovanni perché aiuta Genoveffa, ma non è il primo, non l'abbiamo messo al primo posto perché comunque diciamo utilizza la violenza per ottenere sì. La sua fine. Primo posto Genoveffa. Ah. Perché si sacrifica per amore pur... si sacrifica per amore. Pur non ottenendo quella fine il fine. Non ho capito. Pur non raggiungendo il fine, però si sacrifica piano, per piano, vai. Pur non raggiungendo il fine, si sacrifica sì. Comunque per amore. Pur non raggiungendo il fine, si sacrifica per amore. Sì. Allora, dunque... Più o meno da quello che vediamo abbiamo, è tutto un po', qua addirittura abbiamo chi ci dà un primo, ma dei gruppi hanno dato terzo, su Sinbad abbastanza, no?
più o meno, quarto, quinto. La mamma, ce l'abbiamo praticamente tutti, un 5, un 4, un 2, un 3. Su Giovanni abbastanza. E su Umberto delle cose strane, perché abbiamo 1, 1, ma anche 4, 4, 4. Ok, rispetto alla classifica individuale, com'è andato il lavoro nei vari gruppi? C'è stato, vi ho visti belli concentrati, dinamici, com'è andata? Qualcuno uguale, qualcuno gliel'abbiamo stravolta, tipo... Allora, microfono a chi ha dovuto cedere parecchio. Chi è che ha ceduto proprio? Nella nostra, per esempio. Noi abbiamo avuto anche problemi un po' culturali. Perché chi era con te in gruppo, rifammi vedere. Alziamo le mani chi erano con me in gruppo. Anche lei e anche... Ottimo. Quindi c'erano tre tipologie di culture in pratica. Tre tipologie di culture diverse. Anche se con lei ci siamo ritrovati più vicini, con lui c'è stato un problema anche personale, perché abbiamo dovuto mettere in mezzo la questione del viaggio tra l'Africa e tu cosa avresti fatto, se l'unico modo per raggiungere la tua... per fargli capire anche maggiormente. E lì anche lui si è reso conto che forse lì cedeva. Mi dai la tua classifica? Posso chiederti la tua classifica? Chi era primo, secondo, il tuo primo, 1, 2, 3, 4, 5? Secondo me, I want to speak English. Yeah, speak in English, okay. Okay. To me, Genova, the lady, there was danger. There was danger. You see, there is danger. And you are putting her there because you want to go and meet her about. Mm-hmm. And, so Genoveffa is the... I thought she was the bad one because she know there is danger and she was heading to the heading to it. Genoveffa 5. Si, because okay. she caused all this one. Okay. And four? And to me, Simba took advantage of it. Because okay. she took advantage of what was all. Mm-hmm. And so Simba 4. See? Okay. And thirdly, I think I would say Giovanni too did not act right because he was too aggressive when he had it. So three. And I think secondly, I think the mother. Why? Because she tried to just stay out of it. Okay. Because this is not a matter of, you know, you asking for advice. Because you are old enough to know what is good and what is bad. Okay. Okay. So the first is... Umberto. As a man like me, you are telling me you want to sacrifice because you want to come to see me. You already sacrificed. Oh, okay. No, I have no option, but to just, you know. Ok. Thank you very much. Mi leggi la tua? Posso chiedertela? Devo vedere qual è la mia. Io ho messo 5, peggiore la madre. Perché? Perché lei viene chiesta se può aiutare e si dice me ne frego, non dice niente. E okay. Per me una richiesta di aiuto non si rifiuta. D'accordo. Poi. Poi Umberto, sì. Perché non chiede niente, perché non si mette a discutere. Quindi 4. Secondo me è solo il suo ego maschile che è ferito. Ego maschile 4. Poi Genoveffa. Genoveffa. Sì, anche perché non cerca alternative, non è che è proprio stata brava. Poi Simbad, che non dico che è moralmente bravo, però approfitta di una situazione. Come quindi gli dai 2, 3. Siamo a due. Sembra. E poi Giovanni. Lui approfitta, però c'entra un po' di meno con tutto quello. C'entra di meno, approfitta Giovanni. Approfitta. Posso chiederti la tua classifica? No? Posso chiederti la tua? Ciao, grazie. La dico io? Sì. No, ma dilla tu, ma tranquilla, siamo in piscina, poi l'oceano con gli squali e tutto. La prima Genoveffa. Sì. Quindi 1, non 5.
La migliore o la peggiore? La migliore. La migliore, ok. Sì. Genoveffa, ok. Genoveffa? Sì. Seconda Giovanni. Sì. Perché Giovanni? Perché lui è... non so come si parla qua, ma... In portoghese, in spagnolo, portoghese, come vuoi tu. Lui è innocente. Un? Innocente, come si parla? Innocente. Innocente. Sì. È innocente, ok. Simba, sì. Terzo, Umberto, quarto, sì. E la madre, quinto. Perché quinta la mamma? Ah, perché la mamma, penso che lei cattiva questi assunti. Ok, posso chiederti ancora la tua? Sì. Poi vi spiego perché, e li ringrazio perché lo fanno. Prima Umberto. Come mai? Perché uno è naturale. Secondo Giovanni. Terzo Genoveffa. Come difficile. Perché piace sambada. Piace sambada. Quattro sambada. Perché no antipatica persona. Cinque la madre. Perché la madre è peggiore. Non capisce il bisogno della figlia. Non parla con la figlia. Ok, allora, vai. Sì? In realtà, Sì? Con lui. Perché lui è. Così, con lui, indicamelo. Lui, perché lui, cosa me? Fammi vedere chi ha messo il primo posto, fammi vedere. Umberto. Il migliore. Cioè il migliore per lui è stato Umberto. Pensa, e sei uscito vivo dal... Chi era con te in gruppo? Chi c'era con te? Noi stavamo. Ah. E perché mi hai messo Umberto per primo? Microfono. Io ho trovato. L'ho messo, come si suol dire, perché... Ah. Cornuto e mazziato. Cornuto e mazziato. Oltre al danno c'è la beffa di Giovanni che... Sì. Non c'entra niente con la questione, schiaffeggia Umberto. Sì? Schiaffeggia Umberto. Schiaffeggia Umberto. Ok. Allora ragazzi, cos'è successo? Com'era questa classifica? Che cosa ci ha influenzato? E li ringrazio molto perché hanno detto la loro classifica individuale. Quindi, che cosa ci dice questo esercizio su Genoveffa, questa classifica qui? Che cosa ci fa leggere tra migliore, peggiore, gli elementi che ci hanno portato a dare questi voti? Allora, non esiste una classifica rigida, non esiste. Ma perché non esiste? Leggendo la classifica si capisce che Genoveffa non è scesa al di sotto del terzo posto. Sì, sì. Quindi va, diciamo, a metà classifica in su. Ah. Quindi non è proprio peggiore. Io va nel terzo del posto. Sì. No, no, no. Allora, la lettura... Vai. Però vedi che qualcuno qui te la mette terza e solo un gruppo la mette per prima. Esatto. Allora, l'esercizio è volutamente carente anche di una serie di informazioni. Perché, per esempio, quando voi mi dite Giovanni se ne approfitta di Genoveffa, se io vi dicessi che Giovanni è il fratello di Genoveffa, se Genoveffa ha 70 anni ed è brutta e racchia, o come ci viene detto, e lo ringrazio per averlo detto, il rapporto della mamma nei confronti dei consigli di Genoveffa. Il rimando che ci viene dato è: non c'è un giusto o uno sbagliato. Quindi per certe culture, molto in Italia, la mamma è sacra. Per gli italiani lo sappiamo, la mamma è sacra. Io lo dico sempre all'estero: tu hai un italiano, la lasagna della mamma
non gliela devi toccare, perché e io poi per mia mamma sono esatto, cioè in molte culture vedi questa mamma, questa, però come quindi noi, però altre culture ci dicono beh però la mamma può anche dire sì, no, non è obbligatorio. Se voi questo esercizio lo fate nei paesi nordici, dove a 18 anni sei vecchio perché sei ancora a casa con i genitori, cioè, su, un po' di autonomia, dicono. Poi io dico sempre che in Italia, mammoni, ma nei paesi nordici a 18 anni tu hai l'assegno per andare a studiare, l'università ti paga l'appartamento, allora diventa tutto un po' più facile. Però dal punto di vista culturale, fatto in altri paesi, è vero, questo discorso sulla mamma, no, ma mamma prima, perché ci mancherebbe che a Genova, ti do subito la parola. Questo non per dare degli elementi giustificativi, ma per farvi fare un ragionamento rispetto a delle cose che adesso vi dico prima della parola a Giusy. Dimmi, Giusy. Microfono, scusami. Arrivo, arrivo. Aspetta, aspetta, Giusy, poi ti do il microfono. Però... sì. Rispetto al discorso sulla cultura, sì. Se ci trovassimo nei paesi nordici, Genoveffa non sarebbe andata dalla mamma a chiedere consiglio. Uh-huh. Penso che questo sia un valore universale. Nel momento in cui qualcuno ti chiede aiuto, tu ti presti, a maggior ragione se sei una mamma. Sì. Non lo metto in dubbio. Penso che sia un valore universale. Giusto. Quello che dice è giusto, perché infatti quando avete presentato il lavoro qualcuno ha detto ci siamo basati sui valori. Questo esercizio è volutamente costruito per farci lavorare sui valori, che sono un qualche cosa che è dentro di noi ed è dentro la nostra cultura. Per alcune culture la mamma, bene, non si deve intromettere nella questione della figlia. C'era Michele, poi ti do subito la parola. Io volevo precisare, stando a quello che avevi detto prima, quindi sui paesi nordici, sulla mamma nei paesi nordici, quindi la mamma sarebbe al primo posto, sarebbe la migliore? Per molti di loro può essere così, cioè l'importante è che sia chiaro questo meccanismo, che è fatto di due cose. Uno, la cultura, e anticipiamo magari già una cosa, c'è l'iceberg dell'intercultura, la cultura è fatta di molte cose, ha molti elementi. Uno degli elementi cardine è l'elemento valoriale etico, tant'è che molti di voi hanno richiamato, abbiamo fatto un'analisi soggettiva ed etica. Quindi per me il tradimento ha un valore etico di un certo valore. In un altro paese tradire per poter raggiungere l'obiettivo può avere un valore differente. Ok? Quindi il ragionamento è la cornice del lavoro che stiamo facendo. C'è la storia di Genoveffa che tocca delle cose, infatti li ho visti belli, grazie, anzi anche oggi avete lavorato tanto e mi piace. Cioè, un po' si confronta, eh. Io quando l'ho fatto da partecipante, un mio amico, oggi direttore di un centro culturale piemontese, disse testualmente, ma Genoveffa, sì, boh, è come una che per farsi cambiare la gomma fa delle cose, no? Cioè. Quindi c'è questa variabile valoriale, vai. Ma per me ugualmente è importante che la cultura è la domanda se sta giudicando una donna o un uomo. Esatto. Per me, questo qua parliamo bravissima. Tanto di macismo, di altri fenomeni, non solo di cultura, questo lo volevo solo aggiungere. Certo. Soprattutto per quanto riguarda Genoveffa, come viene giudicata o non giudicata. Se è l'amore oppure se è una che si offre a tutti. Brava. Sì, è importante. Assolutamente. Allora, questo ci sposta. Abbiamo fatto tutto il lavoro preparatorio, abbiamo fatto il nostro bel lavoro di relazione, contenuto, di obiettivi. Non dimentichiamoci che dietro abbiamo una dimensione culturale. E la fortuna preziosa, e li ringrazio che sono qui, è il fatto che noi stessi lo stiamo vivendo nella nostra piscina. Quindi grazie di essere qui. Perché i confronti sono differenti, perché è un'esperienza culturale diversa. E questa cosa può, come è successo, generare anche dinamiche accese, perché c'è chi dice la mia classifica io l'ho stravolta, perché per mettermi d'accordo col gruppo ho dovuto per esempio passare da 5 a 1. Quindi questo vi voglio dire, che in una dinamica interculturale tenete conto di questa cosa qui, cioè che non è universale. Io posso avere
si usa questo modello dell'iceberg, è molto classico per la dimensione interculturale. L'iceberg, sapete, ha una parte emersa più piccola della parte sommersa. Allora, quando io voglio lavorare a livello di partnership, non devo fermarmi alle cose che vedo in evidenza, che questo mi generano che cose? I miei pregiudizi, giudizi prima senza informazione, e gli stereotipi. Cosa sono gli stereotipi? Che cosa vi fa venire in mente la parola stereotipo? Incarnata in una cosa, cioè un cliché, è un qualcosa che a livello culturale io ti metto addosso. Quando nei Balcani, nel campo profughi, io mi metto a giocare a calcio, io non so giocare a calcio, non ho mai giocato a calcio da bambino, da studente, facevo i corsi di teatro, facevo altre cose, mi hanno detto testualmente, tu non sei italiano, no, al primo giro mi hanno detto, Roby non vale, favorisci l'altra squadra giocando male, sei un animatore infame perché gli altri sono più deboli e tu... Poi dopo un po' hanno capito, no, tu proprio non sai giocare, e mi hanno detto, tu non sei italiano, perché per loro, Balcani, è inconcepibile che un italiano non sappia giocare a calcio. Esatto, tutti nordici, esatto, vedi che fa freddo, ok, brava, stereotipo, quindi metto dei cliché, ma ripeto, è una cosa cognitiva, è una cosa umana, quello che dobbiamo fare, se vogliamo veramente lavorare in una dimensione di progettazione europea, è fare questo spostamento mentale, cioè lavorare, poi lo vedremo ancora domani, lavorare su quelle che sono le dimensioni culturali, perché altrimenti, è questo il fantastico mondo di dimensione internazionale europea, perché io conosco l'altro. Quando poi venerdì vedremo rapidamente un programma che secondo me per voi è interessante, che è il programma Gioventù in Azione, che è un programma proprio per i giovani, quel programma lì nasce appena terminato il secondo conflitto tra Francia e Germania, cioè era un progetto che nasceva europeo per far parlare due paesi. L'Europa diceva do dei soldi ai giovani francesi e ai giovani tedeschi per fare gli scambi internazionali. Perché proprio Francia e Germania, che fino a un minuto prima erano acerrimi nemici nella guerra? Perché volevano cercare di risolvere i conflitti che c'erano stati. Proprio per abbattere stereotipi e pregiudizi, cioè i valori, le dimensioni, proprio per rendere umano delle cose che altrimenti umano non sono. Quindi i vostri partner, quando gli parlerete via Skype, quando gli parlerete via mail, sono persone con la loro, figurati, con la loro cultura e con la loro esperienza. Allora, è andato bene quello che avete fatto con questo esercizio di Genoveffa, cioè voi avete visto delle cose e le avete interpretate con il vostro sistema valoriale. Quindi avete anche pregiudizio, che ripeto non ha sempre una valenza negativa, però avete anche messo delle cose dentro questa storia. Vi siete fatti un'idea di Genoveffa, giovane, vecchia, Giovanni amante, Giovanni che se ne vuole approfittare, cioè avete messo delle cose. Quindi noi interpretiamo quello che vediamo e di conseguenza ci comportiamo. Quindi devo alzare il livello di comprensione, cioè devo essere, è andata via, mi dispiace, egoless. Cioè non è che tutto quello che vedo io è una cosa giusta, eccetera. Se voglio veramente fare una partnership vera, devo veramente mettermi nella dimensione dell'altro, unire un po' questi iceberg, andare anche un po' nel profondo, capire che gli italiani non sono sempre tutti ritardatari, percezione europea, o siamo inaffidabili, però questo è un macigno che noi ci portiamo addosso. Cioè io sono il direttore del network europeo che lotta contro la mafia e dicono beh è facile perché in Italia certo la mafia è ovunque, chiaro, però noi abbiamo anche gli anticorpi, cioè ci attrezziamo anche, e poi facendo una bella analisi europea in molti altri paesi la situazione della criminalità organizzata è molto diversa rispetto all'Italia, quindi non è solo lo stereotipo della mafia italiana, parlo per esempio dei miei temi, ok? Quindi e andiamo verso la chiusura, l'idea è proprio un po' quella, e guardate che può essere un esercizio, non so, avete domande, commenti, perché in effetti, e vi ringrazio perché mi rendo conto che lavorare sui valori, siccome sono i nostri valori, i valori sono la cosa per la quale noi lavoriamo rispetto proprio alla nostra sopravvivenza, per i quali non siamo disposti a scendere in contrattazione,
E quindi grazie anche a chi ha fatto la classifica e a tutti voi che avete lavorato sulla vostra classifica, perché non è facile spostarmi Umberto, che magari decido che è primo per i miei motivi e me lo devo ritrovare quinto. Però devo fare questo meccanismo qui, egoless, cioè disponibile al dialogo interculturale, perché altrimenti non faccio un discorso di partnership internazionale. Ok? E poi possiamo giocare in casa. Adesso ridiamo un attimo perché mi rendo conto che questo è un lavoro molto serio. Allora, allenatevi, io lo dico sempre, piscina qui, piscina fuori. Questo vale per fare i progetti europei, ma vale anche per relazionarsi con le persone. Allora, ve lo leggo io perché si legge poco. Allora, il carattere delle donne. Allora, lui dice a lei, che cosa c'è? Niente, risponde lei. Forse una cosa che ho detto? Dice lei. No. Forse una cosa che ho detto? Chiede lui, lei dice no. Forse qualcosa che ho fatto? Lei dice no. Forse qualcosa che dovevo fare? Continua lui, lei dice no. Ci pensano un po' e lui dice, forse qualcosa che dissi riferita ad una cosa che feci ma che non avrei dovuto fare o che avrei dovuto fare in modo diverso, in una maniera più rispettosa del tuo modo di sentire? Lei dice forse e lui risponde, lo sapevo. Ridiamo, molto italiana, ok? Però non so quanto siamo distanti. E allora, visto che è calato il sole e possiamo vedere un video, vediamo un altro piccolo video che ci dice molto su questo discorso. Siamo sul video, Antonio e Marco, come andiamo? Ready to go? Grandissimi, bravi. Sento molto televisivo. Non so, volete venire a Torino, facciamo una cosa uguale? Andiamo. È un po' difficile togliermi la mia. Signore, riceviamo un saluto romano. Sì, di Roma. E opa. Vabbè. Che parla da solo? Parla con tutti. Scusavo di essere monologista perché la tautologia è molto forte. Sai cos'è la tautologia? Bravissima. Lui è Enrico Brignano. Essere felice deve capire la donna, deve capire cosa vuole la donna dalla vita, ma soprattutto deve capire cosa vuole una donna dalla vita dell'uomo, quello deve capire. E se l'uomo non capisce, la donna soffre, ma tace, e questa sua sofferenza non la esprime certo con le parole, no, con gesti subliminali, sottili, che l'uomo deve interpretare. Una porta che sbatte senza vento, un piatto di minestra buttato con forza sul tavolo, che il brodo gira su se stesso per mezz'ora, e l'uomo, sporco di minestra, capisce, ma tace perché pensa, ehi, stasera c'è la finale della Coppa dei Campioni, mo se mi metto a litigare, addio partita. E quindi sorridendo chiede, amore, tesoro, per brodo. Tesoro, il brodo a luglio, buono. Senti tesoro, visto che stai in piedi, per carità, se non ti va, principessa della casa, amore del focolare, che mi passeresti un cucchiaio, certo quando lei glielo tira di punta, allora l'uomo è costretto a prendere il toro per le corna. Amore, e la porta, boom, e va bene, e la minestra sulla camicia, va bene. Al momento con il cucchiaio fece le ginocchio. Ma che è successo? Che è successo? Tu chiedi a me che cosa è successo? Ci vuole solo il coraggio tuo. Tu chiedi a me che è pazzesco. Cioè tu chiedi a me che cosa è successo? A me lo chiedi. E se non due, se non lo chiedo a te, a chi lo chiedi? Cencio, il fatto è che tu non ti accorgi più di me. Non è vero. Perché non è vero, non ti accorgi, non ti sei neanche accorto che mi sono tagliato i capelli di 1,5 mm.
tu non ti accorgi più di me perché pensi sempre al lavoro, ecco la verità, sempre al lavoro, devo andare al lavoro, c'ho da fare al lavoro, adesso torno dal lavoro, ho capito, però se tu vuoi cosa fai io? No, ripeti, cosa voglio io? Che ti ho chiesto io? Io non ti ho chiesto niente bello, che ti ho chiesto io? Solamente un appartamento in centro, attico e superattico, termo autonomo, entrata indipendente, una casetta in Sardegna per fare le vacanze estive, una monovolume per fare la spesa e una carta di credito senza limiti e basta! Ecco che ti ho chiesto, invece sei sempre con questo lavoro, sempre col lavoro, sempre col lavoro, ho capito! Però se vuoi tutta sta roba qualcuno a lavorarci dovrà andare, no? No, caro mio, no, è qui che ti sbagli. Nella vita non è che tutto si compra col denaro. Qua roba che hai detto te, tutta, para para. Soldi, soldi, sempre soldi, ecco quanto sei denaro. Penso sempre ai soldi, sempre questi soldi. Ma non schifo i soldi, non li voglio i soldi. Una donna non li vuole i soldi, che ci fa una donna con i soldi? Non ci fa niente, se tu dai 1.000 euro ad una donna, che ci fa? Mezz'ora e sto finiti, ecco che ci fa i soldi. Ho capito, e allora cosa vuole una donna? Amore. Ti dice niente questa parola? Amore. Amore. Io non voglio un amore andante, un amore pur che sia. Io voglio un amore imperituro, un amore guado, un amore che è amore quanto amore dà, allora amore fa, capito? Certo. Quando capisci, te non capisci mai, te non mi capisci, io parlo d'amore e tu non mi capisci. Allora forse dico forse il sentimento, la passione, le cose va bene e tu non mi capisci. Allora io dico forse la nostra storia, metto l'impegno fisico e te va bene la palestra e che si figli e che se fai sei figli e tu non mi capisci. Io se ne vuoi, chi se ne vuole tradurre e tu non mi capisci. Io volevo stare io vale che dire e tu non mi capisci. Ma se parli così chi ti capisci? Vada, lascia perdere. Basta. Basta, basta soffrire, basta. Non voglio più piangere, no. Non voglio più versare lacrime amare di coccodrillo sul latte già versato dal coccodrillo stesso, ricordalo. Te lo dico, te lo dico, te lo dico, io sono stufa, io sono rotta, io sono stufa rotta, te lo dico, Basta. Ho deciso. Io ti lascio. Vai via da questa casa, io ti lascio. Esci da questo appartamento, t'abbandono. Vuoi via da questa casa? Vuoi via da casa? Vuoi via da casa mia? Via da casa mia? Ma questa è casa mia. E allora sono io che vado via di qua. E dove? Del lato. In camera mia. A soffrire come piace a me, vado a piangere su me stessa, voglio andare a capire bene chi siamo noi, me lo dici tu chi siamo noi veramente, da dove veniamo noi veramente e dove andremo noi veramente e dove parcheggiamo noi veramente, che qui sotto non c'è posto. Che vuol dire sta cosa? Beh, volevo aiutare il discorso. Ma come il discorso? Che vuol dire il discorso? Ma come io parlo d'amore e tu parcheggi, ma che vuol dire? Beh, io, che tu? Madonna che nervio! Uno fa un discorso con più che mi parla di parcheggio. Madonna mia, guarda, mi ammazzerei! Che nervi! Ma va! Amore, Zagor, Sei arrabbiato? Sì. Madonna, però non te se può di niente, figlio mio. E che è? Siete venuto male. E Gesù mio, non si può parlare del tratta casa. Enrico! Ok. Attenzione che... Ok, allora, beh,
per capire che l'intercultura ce la facciamo anche a casa. Allora, prima di salutarci oggi, visto che abbiamo ancora due giorni, io vi chiedo una cortesia. So che state facendo le valutazioni giornaliere, quindi grazie, però ho bisogno di fare concretezza nelle cose che dico. Quindi valutazione, chiamiamola intermedia. Quindi avete adesso a disposizione un foglietto bianco, che se volete, in camera caritati, se lo leggo solo io, non vi preoccupate, mi scrivete come sta andando, come state vivendo queste due giornate, se ci sono delle cose che vi funzionano e delle cose che non vi funzionano. Perché io poi così stanotte, se ci sono delle cose che... If you need something, if everything is okay, if there are some problem, voi me lo scrivete, io me lo leggo, chi vuole. Ok? If you want, se volete. Tu me puoi riponere lo che te gusta e lo che non te gusta. E se hai algo che te gusteria fare, sì, cambiarlo. Va bene? Anche Antonio e Marco glielo chiediamo, dicono vai troppo veloce. Sì, right now, ora. Poi lo chiudete, anonimo, firmato, come volete, non vi preoccupate, ma è una cosa che serve a me, perché ho ancora due giorni e voglio misurare la temperatura. Quindi io sono per la vera personalizzazione. Se ci sono, se non c'è nulla, non c'è nulla. Però sentitevi liberi di... Io non mi offendo, prometto. Non mi vedete domani mattina. Vediamo dei materiali, sì. Però metti. Ci sono. Sì, sì, sì.
Chi ha finito lo mette lì così, tranquilli, e ci vediamo lunedì. Chiudetelo pure, anonimo. O come volete, chi... cioè non nel senso che lo mettiamo lì. Ciao. Ciao, domani. Upa. Chiudiamo, sì, ci vediamo.